noi giochiamo alla roulette russa, si può dire. Proprio qualche giorno prima mi ricordo che parlavo con un collega circa un'aggressione ad un altro collega avvenuta 6-7 mesi fa. Ci stavamo chiedendo appunto ma chi sarà il prossimo, non pensavo in realtà, insomma, sarei stata io. Francesca, 25 anni, infermiera, ha iniziato a lavorare 3 anni fa in piena emergenza Covid. Presta servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Venere a Bari, dove lo scorso 13 gennaio è stata minacciata e aggredita da una paziente. La paziente era venuta per una banale ferita al dito. Di lì a poco chiaramente sono arrivati altri codici maggiori. E quindi la paziente ha dovuto chiaramente attendere il suo turno, essendo un codice minore. Dapprima, diciamo, ha messo in dubbio la nostra serietà, le nostre competenze, quindi diciamo, dicendo che avevamo fatto favoritismi di qualche genere, quindi avevamo fatto passare prima altri rispetto a lei. Poi, insomma, sono arrivate le minacce e l'aggressione, fino ad arrivare all'aggressione fisica. Si è scagliata contro di me, mi ha tirato un calcio e poi chiaramente è stata allontanata da vari colleghi che si sono, insomma, mi hanno fatto da scudo. Di lì una collega mi ha presa dal braccio, ricordo benissimo, mi ha detto ora vieni e ti chiudi nello spogliatoio. E nulla, sono stata chiusa nello spogliatoio per 1 ora e mezza. Fino a quando poi la paziente non è stata dimessa e ci siamo assicurati che appunto tornasse a casa. Giornalmente il pronto soccorso è presidiato da una guardia giurata, però purtroppo in quel momento era impegnata in un'altra aggressione avvenuta al quarto piano. Ho sporto denuncia, accompagnata dalla mia azienda. Sin da subito, diciamo, il mio direttore generale mi ha dimostrato vicinanza. C'è stata un po' di tensione, sinceramente, per qualche giorno, perché quello che è accaduto è stata una cosa molto brutta. Comunque stiamo provvedendo a fare, questa è una novità, una linea diretta con le forze dell'ordine in caso di necessità. Perché purtroppo le aggressioni verbali qui sono all'ordine del giorno, per fortuna quelle fisiche no, però purtroppo avvengono anche quelle. Il pronto soccorso di Venere è il più grande pronto soccorso della ASL Bari. Abbiamo circa 40.000 accessi all'anno, una media di 130-160 accessi al giorno, una media di 20-25 accessi del 118, 6-7 rossi al giorno. Quindi è un lavoro estremamente complesso, massacrante. Mi capita, insomma, tuttora di rivivere quelle scene. Di sicuro ci aspettiamo più riconoscimento da un punto di vista economico, riconoscimento professionale, perché ci impegniamo tantissimo a fare il bene del paziente. Hai mai pensato di mollare? No, lo scelgo ogni giorno questo lavoro e nonostante purtroppo questi brutti aneddoti lo risceglierei altre 1000 volte.